Sì, noi a breve avremo, ecco, seguendo il filone del brano e non solo, e grazie ancora all'Associazione Abbracci del Mediterraneo, avremo proprio a breve, proprio fra pochi istanti, la Presidente Arianna Pigini insieme all'Avvocato Emilio Capuano. Ecco, ci fanno dalla regia il cenno e diamo il benvenuto, buonasera e benvenuti allo speciale dedicato a questo, veramente una puntata indimenticabile. E ringrazio Arianna Pigini, l'Associazione Abbraccio del Mediterraneo e l'Avvocato Emilio Capuano. Buonasera e benvenuti. Buonasera. Buonasera Alessandro, Sì. buonasera Arianna. Buonasera, avvocato Prego Emilio. Emilio per Arianna. Beh, Arianna Pigini è la presidentessa di una importantissima associazione dell'Abbraccio Mediterraneo, un'associazione che si occupa attivamente della lotta contro la violenza sulle donne a livello nazionale e internazionale. La prima domanda che voglio fare a Arianna è come ha vissuto l'associazione questa giornata del 25 novembre e quali sono stati i suoi riscontri su quello che è stato fatto. Allora, sì, abbiamo la giornata del 25 novembre, questa giornata internazionale appunto contro l'eliminazione della violenza sulle donne, abbiamo avuto un grande riscontro, è stata una giornata piena di eventi in tutta l'Italia e c'è stato molto rumore da parte di tutte le associazioni, da parte abbiamo fatto vari interventi anche in webinar. Siamo state abbiamo condiviso appunto varie iniziative anche con altre fondazioni, Fondazione Belisario, con la Global Thinking Foundation. Si è parlato di lavoro, si è parlato di violenza, abbiamo trattato molti argomenti e c'è stato poi ecco, abbiamo c'è stata la gara all'uscita del videoclip del Ora sento, ora vedo, ora parlo, dell'Appassionante, e questo è stato inglobato appunto in uno dei nostri progetti. È stata una giornata piena e ricca di eventi. Abbiamo fatto anche interviste alla radio, abbiamo parlato di violenza di genere e di quelli anche che saranno poi i nostri progetti futuri. Ecco, a questo proposito, Arianna, mi fa piacere sottolineare, e penso che sia d'accordo anche Emilio in questo, la capacità di fare rete dell'Abbraccio del Mediterraneo. Cioè, penso che sia una prerogativa del tuo fare cultura, del tuo civilizzare questo mondo, il fare rete, perché penso che questa tua esperienza legata al 25 di novembre sia semplicemente una gocciolina in confronto al mare magnum nel quale navighi da tempo. Esatto, sì. E questo è appunto l'importanza di fare rete, diciamo che è un'idea fondamentale, principale, proprio perché noi vogliamo creare quella rete di sostegno, quella rete di solidarietà che ci porti poi a regalare alle donne i diritti di cui appunto hanno il dovere di avere dei diritti. Noi stiamo creando quella rete anche attraverso un altro progetto che chiamiamo 100 donne per tutte, l'importanza di fare rete verso Istanbul. E abbiamo voluto coinvolgere in questo progetto 100 tra le più influenti donne nel panorama italiano. E proprio per mostrare che le donne insieme possono raggiungere degli obiettivi comuni. E 100 donne per tutte nasce dall'idea di, innanzitutto abbiamo voluto commemorare nel nostro primo convegno che abbiamo fatto a Montecitorio nel 2019 le donne uccise per femminicidio. Abbiamo donato la pietra spezzata a 5 comuni italiani. Da qui ho sentito il bisogno di creare questa rete e quindi ho fatto una ricerca nel nostro paese di quelle che, e non solo, di quelle che erano quelle eccellenze delle nostre donne italiane. Quindi abbiamo cercato in varie categorie, abbiamo cercato ricercatrici, scienziate, esponenti nelle istituzioni, manager, poetesse, musicisti e cantanti. Quindi abbiamo un po' abbracciato tutte quelle che sono le categorie per cercare quelle donne che si sono distinte. E da qui abbiamo poi incontrato
il trio appassionante. Trio appassionante e che anche loro appunto sensibili al dramma della violenza, e da qui nasce questo nostro connubio di voler portare avanti una lotta comune. Certo, Arianna, e da qui nasce anche questa sinergia, diciamo, di questo video insieme all'Overlook, di questo brano nuovo proprio che le appassionante hanno lanciato, scritto oltretutto dal loro general manager Mauro Borgellino, bellissimo brano, le parole molto molto intense, che è stato lanciato in contemporanea appunto col video che avete coprodotto e girato a Piazza di Spagna e che è stato lanciato per il 25 novembre. Come è stato questo incontro, questo progetto? Io credo che abbiamo sentito poco fa in radio una delle tre appassionante ed era stata molto entusiasta di questo incontro dell'Abbraccio Mediterraneo e di questa possibilità di questo evento importante per tutti quanti. Cosa ne pensi di te? Sei stata contenta di questa realizzazione, dell'uscita, del lancio di questo video un po' dappertutto? Certo, io fin dall'inizio, quando già molto tempo fa avevo ascoltato questo brano, proprio perché avevo proposto loro di essere appunto di entrare in questo progetto delle 100 donne per tutte, proprio perché loro sono il canto sono la nostra lirica nel mondo. E quindi ascoltai questo brano e un demo, mi ricordo che l'emozione fu immediata. E da qui poi, andando avanti, abbiamo deciso di fare questa coproduzione di questo videoclip a Trinità dei Monti, a Piazza di Spagna, proprio perché la scalinata rappresenta innanzitutto è una delle piazze più famose del mondo, e poi una piazza che tra l'altro non è molto facile da prendere, anche assolutamente, perché infatti, ha tutte le sue varie complimento con la vostra capacità veramente di insistere e incidere nel territorio romano, perché la Trinità dei Monti, la scalinata che per eccellenza appunto rappresenta tutto, è stata anche il luogo di sfilate, di moda, eccetera eccetera, è difficilissimo oggi da prendere, no? in gestione, assolutamente, per un video, quindi infatti è unico anche questo aspetto. Sì, è vero, perché nel momento in cui stavamo prendendo la scalinata, cioè la Trinità dei Monti con le varie autorizzazioni, mi ricordo che l'ufficio cinema ci disse che non è facile prendere questa piazza, infatti stavano girando il nuovo film di Tom Cruise e mi dissero che non hanno dato a Tom Cruise la scalinata perché avevano avuto appunto dei problemi con le belle arti, insomma, perché è un monumento storico, un monumento delicato, e quindi noi con tutte le dovute sicurezze abbiamo rispettato tutto quello che era che ci hanno chiesto i canoni, e quindi siamo riusciti a prendere questa piazza importantissima. Bene, sì, grazie veramente per questo. Prego, Emilio. No, stavo dicendo che in effetti il video è entrato subito nei social, è stato visualizzato da tanta gente, il brano sta andando molto molto bene, il trio non lo conosco, non lo devo certo presentare io, è un trio famoso a livello internazionale, e credo che questo connubio appunto con l'associazione Abbraccio Mediterraneo sia stato ottimo, anche in previsione di questo progetto 100 donne, di cui vogliamo anche dire, Arianna, che ne uscirà un libro, che ne parleremo un minuto a chiudere, prego. Sì, niente, ecco, a breve uscirà appunto nel mese di dicembre questo nostro libro 100 donne per tutte verso Istanbul, e racconteremo la storia di 100 biografie di queste donne affascinanti, e ricordiamo che c'è anche la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in questa rosa che hai incontrato, e con questa chicca io ti lascerei, Arianna. Avremo occasione di approfondire meglio proprio in previsione del nuovo lancio le ulteriori attività, e io adesso non posso che ringraziarti intanto per la presenza, congratularmi sinceramente per il progetto e per il videoclip che avete girato appunto insieme all'appassionante e con la coproduzione di Overlook di Mauro Borgellino, e augurati tutto il bene possibile, lo dico anche da avvocato penalista che
sul campo affronta spesso problemi inerenti alla violenza sulle donne, e non è questo il momento di parlarne, ma so di cosa stiamo parlando, chiaramente. Certo. Ti ringrazio, Arianna. Grazie, buonasera. Ringrazio l'avvocato Emilio Capuano di essere poi. Io ringrazio Alessandro e Nicolò. Veramente di buon procedimento. Con la presidentessa ci aggiorneremo dietro le quinte. Noi andiamo in break e poi ritorniamo sempre qui a Terza Pagina Magazine.